La Chiesa lamenta da tempo una grave crisi di vocazioni. A cosa è dovuta? Ma io credo che sia dovuta soprattutto a una mancanza di fede. Una volta, diciamo, la fede era più profonda, più diffusa, si respirava perfino nell'aria. E, diciamo che diventare prete diventava anche la possibilità di acquistare uno status sociale e, diciamolo pure, uno status economico, se non altro sufficiente. Adesso i tempi sono cambiati, lo stato economico, non penso che sia il caso di pensarci o di parlarne, uno stato sociale neppure, perché il prete non ha più quella importanza nella società che poteva avere una volta, ce l'ha ancora ma in misura molto più limitata, quindi questi sono due motivi di fondo di carattere sociologico che possono un po' determinare la crisi, ma il fatto di una fede che adesso è meno diffusa, per molti versi anche meno profonda di una volta, questo secondo me è il motivo principale. Cosa dovrebbe fare la Chiesa per contrastare questa crisi di vocazione? Beh, io penso che il problema principale sia quello di un'evangelizzazione più profonda, di una testimonianza più marcata. La gente vede la Chiesa come un'istituzione chiusa all'innovazione e che non si sa adeguare ai tempi. È così? Aprire i battenti delle chiese, di evangelizzare dovunque c'è gente, di stare più vicino alla gente, è un problema tra lo psicologico e il sociologico, piuttosto che un problema di adeguamento ai tempi, che c'è senz'altro, non dico di no, però viene dopo. Il problema dell'allargamento del cuore, dell'adattamento alle situazioni, e dell'essere vicini, quasi incarnati, del camminare fianco a fianco alla gente, del ritrovarsi dovunque in un modo o in un altro, per un motivo o per un altro, esiste gente. Così faceva Cristo e così vediamo nel Vangelo, così deve fare la Chiesa e non può rifiutarsi di fare la Chiesa. Questo non sempre avviene, questo credo che influisca molto sul problema vocazionale. Perché dagli organi ecclesiastici si insiste sul celibato sacerdotale? Non crede che questo limiti il numero di vocazioni? Io eviterei di ritenere che una causa delle crisi sia quella del celibato sacerdotale, perché la crisi esiste, è forte, anche per esempio presso gli anglicani, dove il problema del celibato non esiste, è una crisi di fede più che altro, che naturalmente investe anche confessioni non strettamente cattoliche. Lì ci sono ragioni di carattere storico oltre che teologico. Il discorso teologico si discute, la maggior parte dei teologi oggi come oggi è contraria perché insomma, non abbiamo esempi nella storia. Cristo era di sesso maschile, gli apostoli erano di sesso maschile. Io ci andrei con un passo alla volta, nel senso che nulla osta attualmente né sul versante storico né sul versante teologico possono diventare diaconi le donne e questo non si fa, non ci sono ostacoli, c'è solo il fatto che da 1500 anni questo non si è fatto più, ma anticamente si faceva e in quelle chiese dove c'erano anche le diaconesse la fede fioriva, non fioriva solo per questo, fioriva per moltissimi altri elementi che portavano e concorrevano acqua al grande oceano della Chiesa, però io ritengo che le diaconesse dell'antichità, alcune delle quali sono anche delle grandi sante e sono state molto vicine a dei grandi santi. Sto pensando per esempio a Santa Olimpia di Costantinopoli, che era amica fraterna di un gigante della santità, oltre che della cultura come San Giovanni Crisostomo, ed era una diaconessa. Perché non riprendere
questa antica usanza della Chiesa e ripristinarla come si è fatto per il diaconato maschile. La Chiesa ne potrebbe avere soltanto una visuale più ampia della realtà delle cose, una collaborazione più ricca e più arricchente ed evidentemente anche dei contributi di fede e di operosità che certamente non dispiacerebbero in un momento di grande crisi qual è quella che sta attraversando la Chiesa di oggi.